A me appartiene il consiglio e la saggezza, mia la prudenza, mia la fortezza. Sia con voi. E con il dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Da quello che abbiamo appena ascoltato, da questo brano del Vangelo di Giovanni, che tutti conosciamo per il primo miracolo che Gesù ha fatto alle nozze di Cana, secondo me ci viene in mente una parola che avrà e sarà stata la causa di questo gesto così straordinario, soprattutto non aspettato, di Gesù, anzi dei discepoli nei confronti di Gesù. Si saranno meravigliati sia i discepoli, sia gli invitati, sia gli sposi, sia il maestro di tavola, abbiamo sentito, si sono meravigliati di questo vino particolare che è uscito da quelle giare che prima erano piene di acqua. Quindi, se vogliamo rileggere questo brano, dobbiamo pensare alla meraviglia. Anzi, io direi di più, alle meraviglie che il Signore fa sempre, perché Lui riempie i vuoti della nostra vita, riempie i vuoti dei nostri problemi, trasforma giornalmente le nostre preoccupazioni, la nostra vita con la Sua presenza. Ed è necessario che noi al Signore dobbiamo dare la nostra disponibilità, altrimenti siamo persone vuote, non giare vuote. Siamo persone vuote, insignificanti, che hanno perso il loro orientamento e il loro punto di vista. Quindi dicevo, è la meraviglia. Ci siamo anche meravigliati, se abbiamo sentito bene, della risposta che Gesù ha dato a Maria, l'ha quasi rimproverata. Ma è sulla meraviglia che io oggi, questa sera, voglio riflettere con voi, perché il nostro cuore è pieno di meraviglia. La nostra comunità vive giorni meravigliosi, perché Maria
madre del buon consiglio, è qui, in questa chiesa cattedrale, che è il punto di partenza, il cardine della vita di una comunità, della nostra comunità in modo particolare. È una meraviglia avere Maria in mezzo a noi, perché lei in questi giorni riempirà i nostri vuoti. E pensavo stamattina alla meraviglia che avrà avuto Carmine nel prendere tra le sue mani quel quadretto che inavvertitamente con la sua zappa aveva rotto. Penso alla meraviglia dell'arciprete Don Generoso Ciullo, che qui in questa cattedrale ha visto per primo, dopo Carmine, il quadro della Madonna, esattamente 90 anni fa, era domenica, così come domenica quest'anno. È la meraviglia di tutta una comunità di allora che ringrazia il Signore attraverso l'intercessione della Madonna per aver riempito di gioia e di meraviglia la comunità per la presenza di Maria. E allora, se il nostro cuore è disponibile all'ascolto della parola di Dio, se il nostro cuore è disponibile a percepire i segni della presenza di Dio, Maria riempie di meraviglia il nostro cuore, perché ci porta Gesù. Siamo in questo mese mariano, siamo in questo mese che maggiormente ci interpella sul ruolo di Dio, sul ruolo di Maria, sulla presenza del Signore, sulla presenza della Chiesa, sulla presenza della comunità. Maria, comunità, Chiesa, sono tutte collegate. Ecco perché c'è questa tradizione di far salire il quadro ogni 5 anni, perché abbiamo bisogno di capire la centralità della parrocchia, della comunità, della Chiesa, del luogo del battesimo che genera la vita, che ci rigenera la vita di fede, che ci dà forza e speranza, che ci dà coraggio, perché il Signore deve veramente riempire i vuoti della nostra vita. Cosa dobbiamo chiedere più al Signore? Ci sta dando tanto. Allora, quale deve essere il nostro atteggiamento? Chinarci per percepire la sua voce. E Maria ce lo dimostra, fate quello che egli vi dirà, e continuamente ci interpella su questa realtà. Non è lei che comanda, tra virgolette, lei ci porta a Gesù, suo figlio, e questo è il significato allora di questi giorni di meraviglia che viviamo in occasione del 90° del ritrovamento della sacra immagine della Madonna. Questo deve essere il significato della festa che celebriamo. Solo così potremo comprendere e capire le meraviglie del Signore. Maria lo ha capito. Maria, fin dal primo istante, nonostante i suoi dubbi e i suoi tentennamenti iniziali, ha capito che Dio non scherza. Che Dio fa sul serio. Che Dio ci interpella non per dei suoi giochi, per dei suoi scherzi, non per delle sue fissazioni. Signore ci interpella sul serio, perché su di noi scrive un nuovo libro, scrive una nuova storia. E allora la meraviglia di Dio, che è Maria, riempie la nostra vita. Dia significato all'acqua quotidiana che a volte ci portiamo giorno per giorno, a volte che facciamo magari inasprire, oppure le diamo un senso di vuoto e di insignificanza. Dia, Maria, riempia i vuoti della nostra vita. Ci dia la gioia di gustare il vino nuovo, il vino che porta gioia, il vino che è segno di allegria e di festa, perché ci ricorda il sangue di Cristo. E allora viviamo bene questi giorni, affidiamoci a lei, alla sua protezione, per la nostra comunità, per le nostre famiglie, per i frati e le suore che custodiscono giù il santuario, perché la meraviglia di Dio scenda giorno per giorno in noi e nella nostra vita. Maria.
Don Pietro, cosa pensate di questa giornata così, di questa processione, di questo evento? La Madonna dopo 5 anni arriva qui alla cattedrale di Frigento. Beh, come hai detto tu, ogni 5 anni c'è questa consuetudine che il quadro della Madonna sale in cattedrale, in quella che è la chiesa parrocchiale della comunità. E questo è anche un fatto significativo, perché abbiamo bisogno di riscoprire di più la nostra unità, la nostra dimensione di cristiana. Siccome la parrocchia è quella che ci genera la fede attraverso il battesimo, in parrocchia avvengono i momenti più importanti della vita di una comunità, i matrimoni, anche le esequie, anche le feste più belle, diciamo. La Madonna quasi viene a confermare quella che è la vita piena di una comunità, vivere insieme nella comunità, nella parrocchia, per vivere bene il mistero della fede che ci è donato. La ringrazio, Don Pietro. Come hai passato allora questa giornata con Maria? Allora, questa santa giornata, perché innanzitutto è stata una santa giornata, è stata una grande emozione stare con la nostra mamma celeste, particolarmente con la nostra mamma del Buon Consiglio. È un'emozione indescrivibile, una cosa che si sente solo tramite il cuore, che davvero solo il cuore può darci, la Madonna può parlarci tramite il cuore e farci sentire la sua vera presenza. Quindi non ci sono parole per descrivere il suo materno amore per noi, figli immeritevoli purtroppo. Grazie, grazie mille. È una giornata meravigliosa, perché io amo la Madonna. Quindi basta quel poco che non vuoi per un motivo o per un altro, che non ci riesco, vado in sofferenza. Quindi io sto sempre con l'Immacolata, con l'Ordine Francescano dell'Immacolata, perché io amo questa famiglia, ci appartengo e spero che la Madonna, come dire, spero che la Madonna mi accompagni e accompagni sempre tutti quanti. Ecco. Grazie, grazie mille. È una cosa bellissima vedere la Madonna da vicino, è una cosa che non capita sempre, diciamo. Noi siamo devoti, diciamo, della Madonna del Buon Consiglio, quindi oggi è stato un giorno particolare poterla vedere da vicino. Grazie, grazie mille.